Per combattere l'epidemia di coronavirus e Covid-19, la Regione Toscana ha deciso di dare il via a una campagna di screening di massa effettuata attraverso test serologici, ovvero del sangue, su 60.000 dipendenti della sanità pubblica e privata e poi su altre 400.000 persone indicate dai medici e dai pediatri di famiglia. Chi risulterà positivo al test dovrà andare in isolamento. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi in un videomessaggio. Questa campagna, da accentuare e da potenziare, consentirà di migliorare il contenimento della malattia, di ridurre la diffusione della malattia. In ospedale, ovviamente accentuando la separazione dei percorsi che già abbiamo deciso, per chi è affetto dal coronavirus e per chi non è affetto, e sul territorio andando in direzione dell'isolamento delle persone che risultassero positive. Per eseguire lo screening, la Regione procederà con l'acquisto di 500.000 di test serologici. Sempre per fronteggiare al meglio l'epidemia, la Regione ha individuato 280 posti letto in più di terapia intensiva, ricavabili sia all'interno degli ospedali già esistenti che in vecchie strutture dismesse, come i vecchi ospedali di Lucca, Massa e Carrara, il pronto soccorso del vecchio Santa Chiara di Pisa, l'IoT di Firenze. Il piano, approvato dalla Protezione Civile Nazionale, avrà un costo di 16 milioni di euro.